Buongiorno ragazzi, no vabbè, sto male, è lunedì e diciamo che sono già super carica, sono le, aspettate, 8:39 e mi sto preparando che sono super in ritardo perché fra tipo un quarto d'ora arriva Mario, il mio amico, doveva essere pronta, prontissima alle 9. Cosa c'è Miua? Doveva essere prontissima alle 9. Però non ce l'ho fatta perché mi sono svegliata alle 6:30. Poi mi sono riaddormentata e mi sono risvegliata alle 8:10. Dovevo lavarmi i capelli, fare la doccia, fare tutto. E quindi sono in questo stato. Mi sto finendo di truccare in questo momento. Che oggi è giornata di shooting. Oh, tutta bagnata perché mi sono appena lavata i capelli, i denti, tutto. Pensate che per un periodo non ho mai pettinato i capelli, forse quando, boh, non mi ricordo quanti anni fa, tipo 6-7 anni fa, non pettinavo mai i capelli, ve lo giuro, avevo delle matasse di nodi così, cioè io li lavavo e li asciugavo, li lavavo, li asciugavo, li lavavo, li asciugavo senza assolutamente pettinarli. Perché pensavo che il riccio, il mosso, mi rimanesse meglio, no? Non pettinandolo. Ed effettivamente era così. Però poi, tipo una volta al mese, barra 2 mesi, li pettinavo e vi giuro dei nidi, ok? Avete capito? I nidi degli uccelli? Quelli. È già arrivato. Io vi giuro non ci sto credendo. Allora, sei l'unica persona che arriva in anticipo, ok? Io me la prendo con calma perché tanto poi so che la gente arriva in ritardo, lui alle 8 meno 20 in casa mia. Il giorno è breve, bisogna Bisogna produrre. produrre. Oggi per me è una giornata lunghissima perché poi dopo lo shooting io devo andare all'università e poi stare in biblioteca a studiare. Wow. Comunque mi sono presentata in pigiama. E i capelli sono bagnati? E no, sono sporchi. E No, sono non umidi. so. Un po' di olio. Che bello che sei. Parapampampam. Pam pam pam. Quello cos'è? Ma Spruzzatelo in faccia. che cos'è? Spruzzatelo in faccia, è un'acqua idratante, Eh sì? rinfrescante. Buona, eh? Profuma. Buono. È di Kiehl's. Ah, È il quelli lì. Cactus Flower and Tibetan. No, aspetta. Cactus Flower and Tibetan Ginseng Hydrating Mist. Allora, già a scegliere gli outfit abbiamo avuto non pochi problemi perché sto facendo tutto di corsa. Perché mi dispiace far aspettare Mario che tanto è lì. No, Lui, no. su Instagram. Però ho scelto questo con le calze sobrie di Gucci che ho comprato l'altro giorno e poi tipo un'altra felpa, un pantalone di pelle, un'altra felpa, insomma mi cambierò in macchina come al solito oppure torneremo a casa, non lo so. Adesso finisco di fare i capelli che sono ancora un po' bagnati, però nel mentre si sono asciugati perché appunto a girare come una trottola per casa si sono un po' asciugati. L'altro giorno sono andata al Festival dell'Oriente, che oltretutto è bellissimo, dove la metto? Cioè, Perché ragazze, ha appoggiato la macchina fotografica sulla pentola. Cioè qua, non potete, non puoi appoggiare allora, al Festival dell'Oriente sono andata fighissimo perché, aspetta, so che tu lo vuoi fare subito, mi devo raccontare. In pratica l'altro giorno sono andata al Festival dell'Oriente, che è bello perché c'è l'Oriente, ma c'è anche tipo il Festival americano. E È carino, quindi, ogni anno c'è, no? bellissimo, c'è cioè ogni anno, ma quest'anno l'hanno ingrandito. E comunque c'è in diverse parti d'Italia, quindi cercate un po' su Google, googlatelo se volete andare. E in uno stand c'erano tutti, sai, i dolci americani, le cose americane. E quindi ho comprato qualcosa, tra cui il Fluff Marshmallow, che volevo prendere da una vita, soltanto che quando sono andata a New York non l'ho trovato. L'avevo trovato a Londra, ma boh, costava carissimo a Londra, cioè costa di meno qui in Ma Italia. come si chiama? Cosa c'è scritto qua? Allora, è tipo all'ingrasso proprio. E Ah no! comunque, Vabbè, però quella lì è 40. ma no, figurati. Perché 40? Cara, stanotte ho mangiato tutto, 40 calorie! Non lo so, comunque è No! una bomba calorica ed è tipo la cosa più buona del Ma mondo. com'è? Cioè, poca perché è un po' nausea, eh. Cioè, vi giuro, è una delle cose più buone che io abbia mai assaggiato. Basta, toglila. Non Quanto è buona? è buona. Buongiorno, sono Carlo, sono il canale.
ciao a tutti. Ma perché sono un po' sfocato? Aspetta. No, no, io ti giuro, non ce la può fare Mario con questa macchina fotografica. Ok, ha messo fuoco. Oh, bene. Ha la stessa macchina fotografica. Aspetta, la stessa, capito? E non sa mai usarla. Cioè, non lo so usare. Comunque io oggi gelo poco. Fai vedere le mie gambe nude. Beh, rispetto a quella volta lì, Gioia, secondo me oggi fa freddo. Cioè, anzi, fa caldo. Abbiamo capito perché sono single da anni. Secondo me, voi la conoscete tramite video, quindi diverso, però di persona, vabbè che quello che voi vedete lo è, però di persona a volte è un po' irruente. Irruente? Si dice anche così? Sì. No, un modo un po' forte di dire le cose, mi spaventa questa cosa. Mi fa, allora, io posso, ma perché no, la cosa è nata così, cioè ho messo la mascherina qui della musica, no? E io stavo guidando, stavo cercando di metterla, lui così, che non faceva niente. No, ma sono accorto, ho detto, ma cosa ti ho detto? Non lo so. E lei fa, ma potevi anche aiutarmi, così, io sto guidando. Incazzata proprio. Ma non eri incazzata. Sì, eri incazzata. Ma non è cose? Sì. Ah, ecco perché. Abbiamo trovato. Ecco qual è il problema. Mi fa. Perché io da ragazzo avrei paura di te. Vabbè, ho paura, non lasciare uscire con lei. Esco solo per le foto, vabbè che a parte che non si può fare nient'altro, perché non è il mio caso. Dico, mi inquieta, mi. No, beh, inquieta, ragazzi. In maniera positiva, adesso glielo dico proprio in maniera da amico, no? Perché certo. Poi alla fine gli amici a volte fanno uscire, fanno vedere ai propri amici i propri i difetti. Perché giusto che sia così, perché io non posso dirle, ah, sei fantastica, favolosa, no, no, vai certo, avanti. No, gli dico quello che penso. Male o brutto che sia, perché io ho incontrato persone che mi hanno detto, Mario, tu non devi dire quello che pensi. Ma cazzo, sei la mia amica, io posso dirti cosa vuoi, cosa penso. No, ma infatti fai benissimo. Cioè, però c'è. Cioè, fai bene a dirmelo, però io sono quella della musica era una stronzata, era una cazzata, però cioè a me è venuto da dire così e dirò così, non è che tipo una seconda volta. Sì, però guarda caso mi ho collegato questo fatto, qua a questa cosa che un po' a volte quindi spavento, ragazzi. Sì, spaventa. Sono un po' aggressiva. Aggressive. Ovviamente siamo pari adesso, no? Vai avanti. No, perché io non ho parole, Mario, non ho parole. Poi mi dici che non deve essere aggressiva. Allora, io gli dico le cose, lui non mi ascolta. Però, no. Però non ti puoi arrabbiare con me, perché io sono fatta così, quindi... E anch'io sono fatta così, ma... L'altro giorno gli ho chiesto un favore, ti ho detto, mi riusciresti a fare questo favore perché vorrei fare questo video, avrei bisogno tipo di un cameraman, questo video super particolare che non mi anticipo perché non vedo l'ora di farlo. Ah, già, cioè, adesso non me lo ricordo, ma pensavo all'Università di Torino. È colpa sua perché mi ha detto che non è l'Università di Torino, non mi ha specificato dove. Ho detto la mia scuola vecchia. Ok, vabbè. No, la mia attuale. Ma comunque hai ragione tu, dai. Facciamo passare la signora. Sì, la signora. Vada, vada col pane. Ce l'ho preso il pane, buono da mangiare. Mario, una foto col pane ti manca. È vero, col panino. Dobbiamo farla. Allora, ideona, raga, ideona. Una bella baguette. Ne? Con tagliata con una bella mortadella. La mortadella. La morte sua, mortadella. Con la mortadella, ragazze, è la morte sua. No, vabbè, no, non c'è altro. C'è col prosciutto cotto. Beh, cotto anche. E mozzarella. Madonna Mario, sta canzone che cos'è? Cos'è? È stupenda. Vivo quei sogni appesi, girano le pareti. Basta, chiudo. Vivo quei sogni. Cala mi ha detto che ho sbagliato a chiudere. Madonna, ma certo, ero gasatissima per questa canzone e lui mi stoppa. Non si fa, Mario. Non si fa. Uguale? Così? Se la faccio uguale? Sì. Ovvio, dove sono che già la crai. Alla crai, sì. Uguale, ma un po' più. Devo essere un pochino meno frontale, magari. Va bene, guardate, frontale. Sto facendo tipo questa foto in cui è sulle punte, tipo Michael Jackson. Ha trovato questa location che gli piace molto, e quindi facciamogli le foto in questa location che gli piace molto. Ho abbandonato tipo la macchina. In un in malo modo, spero di non aver tipo multe. Aspetta. No, questo non viene meglio. Dobbiamo far passare la macchina un attimo. Siamo in un posto un po' sfigato perché continua a passare macchine. Non lo so, ma vai indietro. Ah, è vero. Ok.
Posso passare? Passo? Sì, certo signora. Mario, questa è stata una grande foto. Questa è la storia di uno di noi. Che ci è stato così? Di ognuno di noi. Non lo so. Non lo so. Fa freddo comunque. Comunque, fa un po' freddo. Adesso cominciamo. Perché poi è sempre così. Io gli faccio 1000 foto, poi tocca a me. Però fa freddo. Voglio fare la foto con la tua smart. Ma quando è giù? Sì, ma sei posso dirmi qui sopra, no? Sì. Dai. Vai, prova. Sì. Ma qui? Sì. No, non ti piace qua, sì, come zona? Sì, va bene. Perché se riprendi il giallo mi piace della casa lì. Ma si vedono poi le altre macchine? No, qua. Qui non la vedi. Mi darei le direttive? Puoi metterla qui, Carla? Perché magari. Dai, prova a tirarla giù. Però dentro c'è lo schifo. Che carino, mi piace così. Ma lo fai anche a me? E anche tu, dai. No, io non la voglio. No, io non la voglio. Ci siamo, ragazzi. E lì, e io qui che scatto. Guarda che faccio la scena. È tutto. Chi? Tu. Aspetta. E fa serio. Adesso serio, ho detto. Sì. Sì. Secondo me con queste calze non va bene appoggiarti. No, non te la faccio proprio perché non mi viene, non mi piace il posto. Tanto io non sto gelando. No, tranquillo Mario. Dai. Possiamo cercare tutte le location che vuoi. Tanto sono solo 5 gradi. Però nonna, fa vedere come. Ah, carino. Sì, mi piace. È così. Devi stare così. Aspetta. Ecco, rimane sempre così. Immagino di quella gamba a sinistra. Sì. No, portala. No, quella te così. Questa, mettila più in qua. Perché se no la tua gamba sta così, deve essere dritta. Ah, ok. Quella magari portala poi così. Ok. No, meglio come di prima la tua gamba. Questa mi piace a me. Sì. Ce l'ho? Stavo dimenticando. Poi mi stupisco quando mi ammalo. Che figo che è qui. Mi piace. Metti la gamba tra l'altra. Non così. No, così. Quindi esterno ancora. Così. L'ultima? Ti piace l'ultima? Madonna, abbiamo trovato, guarda che bello qui. Cioè, è proprio, proprio bella questa location qui così. Sì. Allora, vai un pochino più indietro, ok? Prendi più l'hotel qua rosa. Cos'è l'hotel? Il cartello, leggermente. Ah, okay. Ok. E la punta della chiesa, la vedi? Qui, una foto un po', sì, più, un po' più giù? Più verso, ok, un po' di più. Va bene. Ragazzi, di tutti i colori, ne sono successe di tutti i colori, adesso che mi sono cambiata in macchina, perché in pratica ero qui e una ragazza è passata e tipo rideva, ma cosa ridi? Cioè non ero nuda, perché comunque avevo la canottiera sotto, però mi vedeva che mi... Ma io sono il maniaco. Sì, è vero, tu sei il maniaco, mentre mi stavo cambiando ricevo una chiamata, cacchio, da Milano, soltanto che non si sa mai, Milano, cosa fa? Non si sa mai, per quanto mi riguarda Milano, se sono tipo call center, cose del genere. 02 di solito 02 così. Call center, oppure cose che mi servono veramente, ed era una chiamata di lavoro, quindi ero, sì, però, sì, va bene, ok, sì, lo faccio entro qualche ora, giuro, le comiche, ragazzi. Non ho più vloggato, più
che altro perché abbiamo messo la macchina in dei posti veramente loschissimi. Io avevo paura che ad un certo punto me la portassero via. Ah, l'ansia, aiuta la macchina. No, vabbè, sì, perché praticamente tutto il centro storico di Rivoli, dove le macchine non si possono mettere, no? Perché sono tutte stradine così, sono tutti vicoli ciechi, un casino, insomma. Però l'abbiamo buttata lì perché abbiamo trovato una porta rossa bellissima che si faceva con la mia maglia e quindi... Vuoi non approfittarne, no? Voglio un piede nel momento del bisogno. In più, ti garantiamo anche i servizi di badante per visitare il collaboratore domestico. Quindi vedrà anche lei che è una funzione molto completa, al pari di una casco. Ma il mentre il prezzo è soli e di soli 17,30 euro al mese. In più, noi vogliamo regalarle anche un mese di copertura gratuita. E soprattutto lei non ha vincoli. Sì, la ringrazio per tutta la spiegazione, ma l'unica cosa è che non sono interessata, quindi niente. Sono nel sanitario, nel senso che è contro solo gli infortuni. Lì è ancora un'altra cosa, più purtroppo non potendo sapere quando succede. Lo so. Beh, la ringrazio tantissimo, però in questo momento non mi interessa. Peccato. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Oh, l'ho fatta parlare tutto il tempo che vuoi, però dopo un po' ti è, mi porti anche sfiga, cazzo, che mi devo fare male in vacanza, ma io non ho parole. Oh, oggi la smettiamo poi con chiamate, perché non ce la faccio più, ok? Oddio, sono già stressata, già lunedì inizia già così, va bene? Sono appena, questa è la mia o la tua? La tua, la cordina. Ah, non ho il cordino, vero? Madonna, abbiamo la stessa macchina fotografica. Siamo tornate a casa perché dovevo mettere sotto carica il computer, perché io dopo vado all'università e devo prendere appunti e studiare, e mi ero dimenticata questa notte di caricarlo, quindi pit stop, mi sono cambiata di nuovo, così magari ci scappa ancora un'altra foto, non si sa, vediamo. E andiamo a mangiare al McDonald's. Bisogna fare davanti al McDonald's, c'è la scritta cialla, te la faccio te. No, io davanti al McDonald's mi vergogno. Mettila! Smettila! Vedi un'altra McDonald's, andiamo per gli occhiali. Dove sono? Lì dentro, secondo cassetto. Oh, che stress, Mario! Non so dove. Questi. Qui ci sono quelli dorati. No? Aspetta. Che carini. No, volevo con così come vengono. Vabbè, ma non sono da uomo, Mario. No, dai. Ti piaci? Non lo so, sono un po' strani, un po'. Ma si usano, eh? Ma così grossi, sì, ti sì, piace? Sì. Vabbè, fatela, cioè ti piace. Questa invece... è questa? No, 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 non mi piace. Come no? Questi sì. No, sono più fashion giallo. Fashion giallo. Sì. Ma come ho fatto a staccarsi? Pensa che... No! Ma sì, adesso si rimette, tranquillo. Apposta. Ho avuto proprio paura. Capirai. Guarda, guarda. Non si chiama. Valgono così tanto questi occhiali che proprio... Allora, c'è Mario che vuole vedere le galline, perché praticamente il mio vicino ha le galline. Le vedi? Sì. Vabbè, non si avvicinano, poi non è che le galline si possono accarezzare. Mi piacciono le galline. E al mattino tipo fanno... Che metto gli occhiali, ti piacciono? Ti stanno molto bene. Mamma mia, senti che puzza di lacca, Mario. Ti avvicini a Mario e senti solo la lacca. Comunque guardate le galline. Sono lì. Giuro che non abito in campagna, eh. Però ci sono le galline. Dove è il gallo? Non lo so. Ah, poi guardate, ragazzi. Il treno? Io abito di fianco al treno, infatti ogni tanto quando sentite nel sottofondo del video è perché appunto c'è il treno, soltanto che io non me ne accorgo più perché io gli aerei, sei vicino agli aerei? Io l'aeroporto, mi passa sopra l'aereo, sulla testa. Vabbè, però qui ce l'ho proprio di fianco il treno che passa. No, io non me ne rendo neanche più conto, invece le persone che tipo vengono a casa mia per la prima volta si spaventano tantissimo e dicono, oh mio Dio, c'è il terremoto, no? Perché comunque un po' la casa trema, ovviamente. Hey, Mario mi ha fatto fare una cosa super imbarazzante,
perché di solito quando facciamo le foto noi andiamo in dei posti comunque non troppo trafficati, perché io mi vergogno tantissimo. Invece mi ha fatto fare la foto qui al McDonald's davanti con ragazzini che passavano e mi vergognavo da morire. Marietto sta aspettando il suo, io mi sono presa le ricche perché sono le mie preferite, e le McNuggets con la salsa barbecue e ketchup. Mario ha già fatto la sua modifica, guardate qui. Facciamo il before and after. Tieni premuta. Prima e dopo. Bella molto. Prima e dopo. Bellissima Mario, pubblicala. Vai, 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 vai. Che brava fotografa che hai. Ma boh, non ho più voglia. Dai, vai. No, non ho più voglia. Dai. Non ho più voglia. Dai, voglia. Chiudi sta cazzo di videocamera. Sarà un altro che ti farà ridere. Sto andando all'università, sto anche correndo perché sono un po' in ritardo e oltretutto in questa lezione, cioè, non ci sono mai abbastanza posti e quindi c'è gente che sta per terra e io non voglio stare per terra. Hai visto mai gli occhi di chi ha visto tutto? Tu sorridi sempre ma si vede che da noi e che impegniamo male su tutte le polaroid. E t'ho portato pure a cena fuori con i tuoi. Ma tanto finisce tutto prima o poi. Lo conosci? Ciao. No, è bruttissimo. Avevi detto che ti piacevano i vlog? Sì, mi piacciono, però se mi cogli così alla sprovvista. E beh, ma è proprio bello cogliere alla sprovvista le persone. Hai ragione. Importunarle. Capito? Con i miei video, con i vlog. Io ho finito lezione e sto studiando molto. Guardate quanto sto studiando, anche lui sta studiando molto. Sì. Devo far vedere una cosa, ma vi credete un po' tutti, è troppo belen. Foto di spessore. Alla fine, ragazzi, giuro che ho studiato, sono le 6 e sto tornando adesso alla macchina perché poi sono andata in aula studio e mi sono messa a riascoltare le registrazioni di una lezione e mi sono messa a sistemare tutta la lezione, quindi 6, adesso arriverò a casa tardissimo perché uscendo di qua alle 6 c'è un traffico pazzesco. E quindi niente, arriverò a casa tipo alle 7. Però vabbè, devo ancora finire, però magari a casa finisco, però non c'avevo più voglia di stare qui, anche perché ero sola, perché mio amico Ale se n'è andato prima perché aveva mal di testa. Mal di testa. Aveva voglia di studiare, secondo me. Ah, poi è stato bellissimo perché ovviamente io vi faccio sempre queste figure, ma ormai guardate, non ci faccio neanche più caso perché mi faccio tante di quelle figure all'università che ormai proprio, perché ho il naso rosso? Non lo so. Comunque, c'è un signore che sta passando. In pratica, arrivo a lezione. C'era un mio amico che mi stava tenendo il posto in ultima fila, no? E per non far passare tutti, ma perché doveva venire qui sto signore? Dai, è proprio la macchina di fianco, si vede che sto parlando. Faccio finta di parlare al telefono perché mi sento molto a disagio in questo momento. E quindi sì, sì sì sì, no, ok, va bene. Non ci sto credendo che sto veramente facendo questa cosa. Ok, adesso se ne sta andando, adesso la vedrete passare la macchina, non sto raccontando palle. L'avete vista? Ok, adesso posso tornare a parlare tranquillamente. Questa è un'altra di tante figure, questo sarà sicuramente un professore. Se dovrò dare un esame con lui, vabbè, chi si ricorda? Stavo dicendo, ultima fila, abbastanza centrale, quindi per non far alzare tutti, mi fa, vabbè, scavalca da dietro. Il problema è che io ho delle gambe che sono alte 10 centimetri, quindi c'era Gugi, mio amico, posto libero per me e di qua altre persone. Immaginate la scena, io cerco di sorpassare, mi sbilancio e praticamente cado su quella persona che c'era di fianco. Per fortuna non è che lo conoscessi, ma conoscevo il suo amico, quindi boh, poi abbiamo iniziato a parlare così, quindi meno figura di quello del previsto. Comunque torniamo a casa che tornerò tardissima, però mettiamo un po' di music. Ah, devo metterne una, ragazzi, che mi piace da morire,
faccio, adesso ve la faccio sentire perché è pazzesca questa, ok? Oh my god, Ronnie. Why J's? Why Porsche? Why Risk? Why Horse? Hi bitch, hi bitch, hi bitch, hi bitch. I do not sniff in the bullet, no. It do not jump when I pull it, no. I do not run, I reload it, no. I do not save it, I throw it. Why J's? Why Porsche? Why Risk? Why Horse? Hi bitch, hi bitch, hi bitch, hi bitch. Please stop, please stop, please stop, please stop. Sono appena arrivata a casa e non c'è nessuno. E la cosa mi fa strano perché oggi mio papà non lavora e non pensavo che alle 7:15 ancora non ci fosse nessuno. Comunque guardate che buio che è diventato, perché io ve lo giuro sono stata penso un'ora in macchina. Oltretutto c'è ancora la musica, perché non so se capita anche a voi, ma io quando esco dalla macchina mi scoccio spegnere la musica e quindi me la porto dietro come i tamarri, tipo di paese. C'è il treno, mi sentite? Non lo so se mi sentite. Avete presente i tamarri che vanno in giro con la cassa? Ecco, uguale. Ogni volta che esco dalla macchina per entrare in casa, uguale. Tamarra di paese, con sto cappello e sta felpa, però effettivamente un po' lo sembro. Comunque, tipo più di un'ora ci ho messo. Capito? Perché il corso principale, che già a quest'ora è assolutamente un casino, oggi ha deciso di essere un corso ad una corsia, perché c'erano dei buchi enormi e quindi c'era la polizia che blocca. Perché non riesco a... perché non riesco ad aprire casa? Perché forse è sotto. Due cose insieme troppo difficili. Carla, vabbè, è da questa mattina che sono in giro alle 9, 9 e mezza, cos'erano? E mi avete sopportato per tutto il giorno, soprattutto.